Caro Pinocchio, noi sappiamo il tuo nome perché conosciamo il tuo babbo. Il tuo babbo! Oh, avete visto il mio povero babbo? Vi prego, non fatemi gabbo e ditemi come sta, cosa fa, è vero che mi hai dimenticato di già? Era vicino alla porta di casa che ti cercava, immagini di capire che tremava dal freddo. Dal freddo! Oh, povero, povero bambino mio, è tutto per un peccato solo mio, ma d'ora in poi non tremerà più dal gelo perché gli comprerò una giacca, un cappotto e un sacco a pelo. E come farai a comprare tutte queste cose? Queste cose! Perché adesso ho tanto di quel denaro da potergli comprare un giacchetto marinaro! Ce li fai vedere i tuoi soldini? Dai, fateli vedere i tuoi soldini! No! Voi volete derubarmi perché siete solo invidiosi! Me ne sono accorto dei vostri occhi lacrimosi! Allora, visto che dovessi portare i soldini a tuo babbo, perché non fai un affare con noi? Con noi! Non voglio fare affari con nessuno, né con voi né con un altro qualcuno. Voglio solo tornare a casa mia, perciò per favore liberatemi da via. Ma non puoi, nello stato in cui ti trovi, rimetterti in cammino. Ascolta, vuoi raddoppiare le tue monetine? Raddoppiare, raddoppiare. Che cosa volete dire? Vogliamo dire, se vuoi far diventare quelle tue 5 monete, 10 volte tanto. Che bello! Potrei comprare a mio babbo la più bella casacca del mondo. Lo farei diventare di colpo, giovane, alto, bello e biondo. Ma come fare? Sarà difficile di sicuro. Ed io non voglio sbattere la testa contro il muro. Non ti preoccupare. Devi solo venire con noi. E dove dovremmo andare? Che bello, comincio già a sognare. Nel paese dei barbagianni. Nel paese di barba. E di Gianni. No, non ci posso venire. C'è il mio babbo da avvertire. Ve l'ho detto, devo tornare subito da lui, che di sicuro mi ha preparato la rantugna. Allora vuol dire che non vuoi diventare veramente ricco.
No, non la voglio e lo dico con orgoglio. Pinocchio, Pinocchio. Perché non vuoi prendere la medicina? Ti farà bene. Fatemi, io non voglio morire e su questo non c'è da eccepire. Ma non prenderei la medicina neanche se me l'ordinasse la regina. Ma tu non puoi morire. Perché? Perché sono un burattino fatto di legno. E burattini fatti di legno non muoiono mai. Perché non vuoi prendere la medicina, Pinocchio? Non la voglio perché è amara e se mi costringete faccio una cagnetta. Va bene, allora ti daremo una zonetta di zucchero. Voglio il gelato, così sarò forte e spensierato. E sia, ti daremo il gelato. Lo voglio prima. Ecco il gelato. Ora prendi la medicina. Bella, piano piano. Non posso berla piano piano perché mi fa male il piede e la mano. Vorrei studiare molto.
meglio, diventare un bravo